tutelare la biodiversità attraverso un preciso monitoraggio avvalendosi di tecnologie smart e a basso impatto ambientale. Questa è la finalità di BEST, uno dei progetti del programma Interreg Grecia-Italia che vede come protagonista la Puglia. E dopo l'Infoday a Taranto e Ostuni ha fatto tappa anche a Lecce al Museo Castromediano. È un progetto strategico finanziato nell'ambito della programmazione Italia-Grecia 2014-2020 e ha come obiettivo quello di affrontare, di dare una risposta alle minacce alla biodiversità dovute a diversi impatti industriali, dei cambiamenti climatici, dei trasporti. Per quanto riguarda il Salento, la rete di monitoraggio interesserà la riserva naturale delle Cesine di Vernole e l'oasi naturalistica di Frigole. Verranno posizionati una rete di sensori per monitorare parametri ambientali climatici. I risultati ottenuti daranno vita ad una banca dati che permetterà di valutare a lungo termine l'andamento dell'evoluzione della biodiversità e contestualmente di intervenire su eventuali criticità e minacce. Pensiamo di installare le prime telecamere nei primi mesi dell'anno. Poiché acquisiranno in continuo tutte le informazioni, i risultati potranno essere acquisiti, diciamo, in tempo breve. L'accento è sulle possibilità di far qualcosa, di comprendere qualcosa tempestivamente in modo da, se non sfuggire al disastro, almeno mitigare le conseguenze di queste invasioni. Poniamo l'attenzione su una cocciniglia del pino appena segnalata in Italia e su quella che probabilmente ci raggiungerà, che è una cocciniglia del fico d'India che ha fatto grossi danni in Marocco.